ovviamente è una natura morta, no? Con zucche, tipico nostro. Allora ragazzi, mi raccomando, non state troppo abbassati, quando si vedono meglio si è un po' di strada. Fatto nel 1944 con la tecnica della tessera. È quello che è diventato la copertina del libro e il logo della mostra. E ha qualcosa di emblematico, perché il fatto che dietro di lui ci sia un quadro è abbastanza normale, perché lui è un pittore, quindi si rappresenta con un quadro. Quello che non è normale è che la persona ritratta sia di spalle, che tiene il braccio così con le dita aperte quasi per fare marameo. E quindi ovviamente il pittore ci ha voluto dire qualcosa, o ha voluto chiederci qualche cosa, perché questo sguardo è effettivamente uno sguardo di una persona che chiede al pubblico, chiede qualcosa a chi lo guarda. Io, avendo letto la sua autobiografia, sapendo che è una persona molto triste, molto misantropa, diciamo, pensava che il mondo l'avesse con lui, ho fatto questa ipotesi, che questa rappresenta o la critica o la fortuna che gli ha voltato lo spalle. E questo sguardo così intenso chiede al pubblico se anche noi condividiamo, no, quello che, se anche noi gli giriamo le spalle o se invece giudicheremo quella che è la sua opera. Chiaro? Allora, che ci sono 68 opere, di cui due fatte da altri pittori che hanno dipinto lui e 68. Misantropo vuol dire uno che gli piace stare da solo, che non sta bene, non ama la compagnia. Questo lo sapevate? No. Beh, allora oggi dopo, dopo traduco le cose, anche prima le idee, che dopo andiamo a fare la traduzione. Va bene. Allora, questo è un ritratto fatto da Enzo Zanoni, che probabilmente è quello che c'è il saxofono piccolo. Vi ricordate la foto con quel saxofono grande? Che ho detto, guardate. Ecco, probabilmente lui, perché era un suo collega di lavoro, fatto nel 1931, quindi ho appena 23 anni. Questo qui è invece un quadro di un signore di Oslo che ritrae, c'è scritto tutto dietro, il giorno in cui l'ha fatto e dove erano. Ritrae il pittore e la sorella, che anche lei aveva fatto la scuola d'arte, nel 1940 sull'argine del Po ad Oslo. Poi più avanti vedremo un ritratto fatto da Tapparini a colui che lo ha ritratto, quindi l'hanno fatto vicendevolmente. In più c'è l'elenco degli oggetti che sono stati in mostra, ma oggetti creati sui suoi disegni. Come ho fatto a stabilire tutte queste cose? Vediamo qua questa vetrina, qui era qualche mostra, se c'era il catalogo lo conservava. E una cosa molto particolare è questa, che è una mostra fatta a Forlì durante il periodo del fascismo. Siccome Mussolini era un romagnolo, vedete che l'Emilia Romagna diventa la Romagna Emilia in omaggio al capo del governo che era un romagnolo. È un quadro del 1925, quindi l'ho fatto che aveva appena 17 anni e faceva ancora il corso inferiore. Rappresenta la vasca del verderame che c'era nel giardino della casa di Oslo, la vasca che veniva utilizzata per, diciamo, dare il verderame sia alle rose che alla vite, perché questo qui lo vedete, c'era tutto un pergolato di vite che attraversava tutto il giardino. Poi nel 1936, con la guerra di Etiopia, si è dovuto dare il ferro alla patria, per cui il pergolato è sparito, sono rimaste solo le ultime due campate. Questo stesso edificio aveva una recinzione in ferro a dir poco meravigliosa, che è stata anche quella eliminata per dare il ferro alla patria. Questa è quella domestica che vi ho fatto vedere, che è rimasta con loro dal 1887 al 1937. Ulderic, con due C. Ulderic, esatto. Normalmente, perché ho visto uno stato di famiglia precedente, queste che rimanevano nella famiglia una vita erano delle trovatelle che venivano accolte. Infatti nel stato di famiglia del 1800, qui siamo nel 1927, quindi a 19 anni la famiglia se lo poteva permettere, vanno al mare a Rimini, ma lui anziché andare in spiaggia va a ritrarre il ponte di Tiberio, che c'è a Rimini, che c'è ancora. Qui invece
ovviamente la classica spiaggia di Po. Dal momento che lui ha lavorato tanto, perché ha insegnato anche in due scuole, una al mattino e una sera, e quando lavorava nel laboratorio era molto impegnato, i suoi quadri li ha fatti solo d'estate, per cui noi avremo dei quadri di Dosolo e dintorni dove andavo a passare le vacanze, oppure quadri fatti in località turistiche. Per scelta, perché lo spazio è quello che è, non abbiamo fatto le vacanze in montagna, ma solo quelle al mare, proprio perché? Per questione di spazio, perché abbiamo privilegiato i luoghi diciamo, Dosolo e frazioni o giù di lì, insomma. Ecco, l'anno successivo, nel 1928, a 20 anni, la famiglia cambia, non va più a Rimini, va in Liguria. Alla... Allora, siamo nel 1928, questa è la parte di Dosolo, sono le cabine ovviamente raffazzonate, no? Sì. Questo è guardare che lo chalet è quello là in alto dove si andava a parlare e a vedere. Amava stare da solo e in plein air. E quindi questo qui probabilmente ritengo che sia una cosa imposta dall'insegnante, anche perché, diciamo, è una cosa molto accademica, ma non dobbiamo dire accademiche in senso dispregiativo, perché ci sono delle cose accademiche che sono anche molto belle. Questo l'abbiamo messo, viene da Bergamo, da una collezione privata di Bergamo, perché è l'unico acquerello che conosco di Tapparini, perché lui ha privilegiato la tempera e l'olio. Quelle cabine che avete visto là sono poi queste, che sono viste però dalla sponda di Guastalla. Questo quadro ha una particolarità, il proprietario non gli ha dato molta importanza e l'ha usato per chiudere un buco. Infatti vedete che ci sono i fori dei chiodi a distanza regolare con relativa ruggine, vedete? Ecco, la stessa cosa è successa per un quadro di Van Gogh, il quadro che lui dette al suo psichiatra, finì a chiudere un buco di un pollaio. A Tapparini è successa la stessa cosa, speriamo che sia di buon auspicio. Questo è sempre la parte di Dosolo e quello è lo chalet di Guastalla. Questa tenda, voi non ve la ricordate? Sì. Tu te la ricordi? Aveva una particolarità, veniva, no? Aveva due pezzi di legno che si infilavano nella sabbia e per avere l'ombra sempre lunga si spostava col girar del sole in modo che l'ombra fosse sempre lunga. Non c'era gli ombrelloni all'ombra, avevamo questo, grazie. Ecco, ho detto che lui non era ispirato dalla città, questa è la vecchia stazione di Milano, questo è uno dei suoi quadri più belli, infatti lui lo teneva accanto alla sua scrivania ed è finito accanto alla mia, e rappresenta la stazione ferroviaria di Milano prima che facessero quella monumentale che è adesso, che era in via Calabria. Del 31, quindi. Ecco, questo qua nelle sue carte è stato esposto a Forlì, no? E ha scritto il Duce si è fermato a guardarlo, che Mussolini di solito le mostra che guarda. Questo è il di Guastalla. Allora, questi sono due quadri del 1931 e hanno una particolarità che poi vi spiego. Guardateli bene perché qui ci sono ancora delle persone. Dopo il 1931 nei suoi quadri non comparirà mai più una persona, a parte i ritratti, diciamo, perché ho detto che non compaiono più le persone, ma ovviamente questo è una specie di, questo è il suo autoritratto e questa è la compagnia dei suoi amici. Hanno fatto 2 o 3 anni che erano dei gran burloni e mattacchioni, avevano fatto una piccola orchestrina e la domenica prendevano la littorina. Lo sanno cos'è la littorina? È un piccolo treno e andavano da Guastalla a Carpi e durante il percorso che durava più di un'ora per appena 30 km questi suonavano. Vedete, erano talmente burloni che questo, non avesse il cappello, si è messo in testa un catino. Bellissimo. E vedete che sostiene un'asta, però l'asta è solo abbozzata e questa è una tecnica perché si deve, quando si fa un ritratto si deve concentrare sul viso e non su altre cose. Infatti questa asta è appena abbozzata. Un attimo di luce, c'è una striscia. Questo qui
è il papà di un insegnante, non so se insegna le medie, la Malacarne, la lì. Le cose quindi in plein air, ritratto e anche natura morta. Ed è abbastanza singolare, questo quadro non è mio, mi sono ritrovato la maggior parte di quegli oggetti poi averli a casa mia. Gli oggetti che erano? Sì. Ecco, questo è un quadro che ha una storia, è del 1942. Ragazzi, state un po' attenti, tanto quasi finito. È impossibile mezz'ora di attenzione, di ascolto. 1942. Nel 1942 la seconda mondiale pareva che volgesse a favore della Germania, dell'Italia e delle forze dell'Asse. Allora, questo, il titolo di questo quadro è Il muro dei coscritti. E tutti erano contenti di partire per la guerra. Queste sono le date di nascita di coloro che partivano. Nel 42, il 22 avevano 20 anni e partivano, quindi vinceremo. 14 tutti presenti, venne la mostra regionale del sindacato degli artisti della Lombardia. Però non c'era il catalogo, mi è sembrato strano che in una mostra regionale non ci fosse il catalogo. Allora sono andato all'archivio storico del comune di Mantova per vedere se trovavo. E allora la Gazzetta di Mantova, si chiamava La Voce di Mantova, ho sfogliato tutti i giornali di quel mese che ho trovato, che la mostra è una mostra importantissima, che l'architetto Andreani, che era un architetto che andava. Allora, questo quadro. Con la professoressa D'Arte glielo ha spiegato, cioè si chiama Trombolerispa, minuziosamente quello che c'era su una parete. Questa parete, vedete, che era stata ritinteggiata con l'umidità, ha fatto emergere la c'erano inchiodate, delle... quello che vedi come se tu facessi una fotografia. Ma io sono un ecco, questi due quadri sono di colore verde. Abbiamo detto che lui si chiedeva solo d'estate e solo dove arrivava. Quindi ciò perché è un piano di piantare.